Al via Teramo i lavori di restauro e riqualificazione dell'ex collegio Ravasco. In totale la ASL ha ricevuto un contributo di 3,7 milioni di euro dall'ufficio speciale per la ricostruzione Sisma 2016. L'intervento prevede la ristrutturazione, il riuso funzionale e l'adeguamento sismico dell'edificio di proprietà dell'azienda sanitaria, che oggi risulta inagibile proprio per i danni riportati a seguito delle violente scosse di terremoto di 8 anni fa. Una bella sinergia fra l'altro, il direttore di geosia, la ASL, l'USR, la regione, la struttura commissariale confermano questo approccio che è molto collegiale e cooperativo e che sta dando risultati molto concreti qui a Teramo. E questa iniziativa, l'Ex Ravasco, assume un significato ancora superiore perché è una dimostrazione di come la ricostruzione può essere anche rigenerazione urbana e rifunzionalizzazione degli edifici, perché avere un hospice a Teramo di questa importanza va nel senso di aumentare l'offerta di salute anche della regione dell'ASL. Quindi dal male, diceva Sant'Agostino, può venire il bene, questo è uno di quei casi. 3,5 milioni, un lavoro importante, significativo, c'è anche il contributo del GSE, che sarebbe l'agenzia che finanzia l'efficientamento energetico, a dimostrazione di come questa è una ricostruzione che parte da dove eravamo, migliora e rifunzionalizza le strutture pubbliche, ma è attenta anche alle transizioni energetiche e digitali. E quindi da questo punto di vista possiamo sicuramente dire con il governatore Marsilio che abbiamo fatto fino in fondo il nostro dovere. Il cronoprogramma dell'opera prevede 2 anni di lavori prima di poter riaprire le porte della storica struttura teramana con la nuova destinazione d'uso. Il recupero dell'ex collegio Ravasco è soltanto uno dei progetti di sistemazione post-sisma previsti dall'azienda sanitaria, che in totale si è vista finanziare 25 milioni di euro di lavori. E arriveremo a 10 posti letto. Noi dobbiamo essere grati appunto alla ricostruzione USR, al senatore Castelli, che è commissario, al presidente Marsilio. Ci stanno particolarmente vicini, stiamo affrontando anche altri problemi, l'ospedaletto sotto partirà pure la ristrutturazione dell'ospedaletto, come partirà la ristrutturazione della casa lì a Sant'Omero, dove abbiamo affidato già lì 10 milioni di euro, sono 10 milioni di euro i lavori, abbiamo affidato la parte tecnica, in corso la verifica dell'incarico da parte dell'ANAC, però a giorni ecco, già inizieranno le procedure tecniche per fare i lavori. Inoltre io lo voglio sostenere qui, il commissario è disponibile anche a darci una mano per il recupero sia di Fonte della Noce che dell'ex dispensario, quindi ulteriori investimenti per il recupero edilizio sanitario che noi rimetteremo a disposizione della cittadina per attività sanitarie che di primo ordine. Ecco.